Hello guys, benvenuti nel mio canale, io sono Olimpico 900 e benvenuti alla prima puntata di Dragon Ball Infinity. Dragon Ball Infinity, ragazzi, è il mio nuovo progetto. Ho deciso di perderci tanto tempo, di spenderci tanta passione, ragazzi, su questo progetto. Ovviamente sono ancora agli inizi, c'è ancora molto da lavorare e ancora moltissimo da migliorare. Difatti, fatto sta che sono 2 giorni che monto, quasi un giorno e mezzo, e alla fine è venuto fuori un video di 5 minuti, quindi capisco da solo che ci sono alcune cose che dovranno essere migliorate, non solo per la durata dell'episodio, ma proprio in generale. Prima di lasciarvi la visione, ragazzi, permettetemi di fare qualche ringraziamento, perché qualche ringraziamento è d'obbligo. Devo ringraziare soprattutto Chroma, e devo ringraziare anche Feraz, Stickman e Victini 930 per il loro supporto, perché grazie a loro se poi ho iniziato a poter realizzare appunto questo tipo di format. Quindi grazie mille veramente, fratelli, siete stati indispensabili. Detto questo, ragazzi, io vi chiedo soltanto la gentilezza di guardare tutto il video e di lasciare un commento alla fine. Non vi chiederò like perché vorrei che fosse spontaneo questa volta, non voglio indirizzarvi in nessuna maniera, però ragazzi vi chiedo soltanto di guardarlo tutto quanto e appunto lasciare un commento qui sotto in base se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, cosa si può migliorare e invece cosa va bene. Detto questo, non parlo più, ve lo giuro, vi lascio alla visione della prima puntata di Dragon Ball Infinity. Hello guys! In origine esistevano 18 universi, ma 6 di essi vennero distrutti per volere di Zeno. Questa è la versione che fu raccontata a Son Goku e i suoi amici, ma la verità era un'altra. In origine gli universi erano 19, ma uno di questi nascondeva un potere talmente grande che nemmeno lo stesso Zeno poteva superare e quindi non potette distruggerlo. Tuttavia questo universo, il numero 19, non aveva mai dato problemi e per questo col passare degli anni venne dimenticato persino tra gli angeli e dei della distruzione. Sono ormai passati diversi mesi dalla fine del torneo del potere. Gli universi cancellati da Zeno sono stati ripristinati dal desiderio di Goku dopo aver vinto il torneo insieme a Vegeta, grazie alla loro fusione. Sulla Terra invece si vive in maniera tranquilla e pacifica. Goku come al solito si trova ad allenarsi con Vegeta perché ha deciso fortemente di diventare forte come il suo ormai rivale Jiren. Vegeta invece ormai sembra aver completamente rinunciato a voler superare Goku in quanto dopo l'ultimo torneo si è reso conto che ormai non riuscirà mai più a superarlo. Nonostante questo però continua ad allenarsi più per farsi trovare pronto all'evenienza che per altro. Durante il loro scontro amichevole però appare all'improvviso Piccolo che sembra avere qualcosa di veramente importante da dire ai due Saiyan. Piccolo spiega che mentre stava seguendo il suo allenamento mentale, una voce lo ha improvvisamente interrotto. Quella voce gli ha chiesto espressamente di recarsi dai due Saiyan per avvisargli che qualcuno sta venendo sulla Terra per cercare proprio loro due e di prepararsi perché dovranno subire una punizione esemplare. Vegeta e Goku iniziano subito ad immaginare di chi possa trattarsi, ma non riescono ad avere idee. Goku allora, incuriosito, decide di fare una prova ed inizia ad aumentare in maniera spropositata la sua aura con la speranza che questa entità misteriosa possa rintracciarlo il prima possibile. E in men che non si dica, un uomo molto misterioso si presenta davanti a loro. «Sei davvero stolto come si racconta in giro, Karot!» esordisce con un tono molto deciso il nuovo guerriero. Al sentire la parola Karot, i nostri guerrieri hanno un sussulto e capiscono che il tizio davanti a loro conosce la loro razza. Anzi, di più, sembra conoscere perfettamente entrambi. Il nuovo nemico si presenta con il nome di Falcon e racconta ai due che viene direttamente da un universo dimenticato dagli dei. Il 13° universo, l'universo dove regna il più potente essere che sia mai esistito. Il vero Red Desire che ha dato origine ad ogni cosa che conosciamo. Goku come al solito sembra fregarsene di tutte quelle chiacchiere e più convinto che mai decide di attaccare Falcon. Goku decide di iniziare questo scontro nella sua forma base per testare il potere del guerriero misterioso. Ma si accorge subito che quello che ha di fronte non è un comune guerriero. Difatti Falcon schiva tutti i suoi colpi e quei pochi che vanno a segno sembra non abbiano alcun tipo di effetto. Quando poi Falcon passa al contrattacco, i suoi colpi veramente poderosi lasciano Goku senza fiato. Goku decide allora di ricorrere al Super Saiyan di terzo livello per contrastare il potere di Falcon, quindi prova anche a lanciare una Super Kamehameha che sembra però essere totalmente inefficace. Falcon continua a divertirsi con il nostro eroe che sembra essere già a corto di energie, tanto che perde anche la sua forma di terzo livello. Tuttavia Goku non si rassegna e continua a sferrare attacchi su Falcon. Prova a lanciare una nuova Super Kamehameha che però stavolta Falcon evita addirittura come se nulla fosse.
Ormai stanco delle continue ripetizioni di Son Goku, Falcon decide di mettere fine allo scontro con una tecnica che sembra in tutto e per tutto una Kamehameha, ma dal colore rossastro. Chi sarà davvero Falcon? Chi è il vero re dei Saiyan e come mai sembra conoscere così bene i nostri eroi? Quale sarà la pena che dovranno scontare?